Avrei preferito che potessimo essere intorno a un tavolo in modo che, come in un seminario, poi davvero ci potrebbe essere continuamente un dialogo con voi, ma pare che siamo un po' tanti e quindi è comunque lo stesso, no? Se qualcuno, mentre io parlo, pensa di voler dire qualcosa, aver bisogno di una spiegazione, eccetera, nella misura del possibile, che siete tanti, fatelo pure, rompetevi. Ma tanto parlerò un po' brevemente, poi discuteremo, abbiamo tempo per questo. Mi era stato suggerito, no, da Alessia e Aurelio di, insomma, questi due temi che avete dato, il tema della creazione, non so perché, e poi questo della comunità nella società. Quindi proverò a porre questi temi, naturalmente lo farò attraverso una riflessione su problemi che sono connessi, no, con questi, e che sono, credo, quelli della possibilità e della realtà, della potenza di un atto. Una cosa importante da dire prima, no? Io credo che anche voi ne siete convinti, penso che la filosofia non è una disciplina. Non è una disciplina che, appunto, come viene all'università, si può identificare, una facoltà, no? La filosofia non è una disciplina, è una intensità. È un'intensità che come tale può percorrere qualsiasi ambito, un problema religioso, un problema economico, un problema politico, un problema di qualunque sapere, di qualunque tecnica. No? Se questo problema raggiunge la sua vera intensità, ecco, diventa filosofico. Quindi la filosofia è un'intensità che percorre qualunque ambito, qualunque disciplina. Stiamo parlando di economia, poi diventerà filosofico quando raggiunge la sua intensità massima. Questo è importante, no? Perché non solo per capire che cosa è la natura della filosofia, ma in generale, no? Io credo che in generale, anche per la vita di ciascuno, si deve distinguere tra le sostanze e le intensità. Chiamiamo sostanze le cose che si possono definire, per cui si possono fare confini, dire questo non è questo, e invece le intensità sono cose molto più difficili, non si possono fare confini, non si possono dire, però sono quelle veramente interessanti, no? Solo quando una cosa diventa intensa è interessante. Simon Weil una volta ha detto, appunto, ha messo in guardia contro i saperi inerti, che sono in genere quelli che si impartiscono nelle università, cioè delle informazioni, delle nozioni che restano inerti dentro di me. No, sono importanti solo quelle cose che sono attive, che producono una intensificazione dell'ambito in cui si trovano. Ecco, allora questo termine creazione che era stato proposto, in generale io diffido del termine creazione. Beh, perché? Beh, perché, come sapete benissimo, ha una genealogia teologica, no? Il concetto di creazione è il concetto centrale della teologia cristiana. Se si deve fare davvero ciò che caratterizza la teologia cristiana è l'idea di un Dio, non solo perché è un Dio una, ma di un Dio creatore. Si distingue, no? Tommaso distingueva tra creatio ex nihilo, creare da nulla, e invece quelli umani che sono un facere di materia, fare a partire da una materia. Ecco, per questo che è molto più interessante fare a partire da una materia che creare. E per questo diffido un po' del termine, quindi spesso dirò, invece di atto di creazione, dirò atto poetico, nel senso banale di poiene che significa fare. In un saggio del 1987, Gilles Deleuze si interroga proprio su che cos'è l'atto di creazione. E dice una cosa secondo me interessante per noi, dice: l'atto di creazione è sempre un atto di resistenza. Resistenza contro dei poteri, delle istanze, delle forze esterne. Per esempio, fa un esempio molto giusto, dice: che cos'è la musica di Bach? E la musica di Bach è una resistenza contro la divisione tra il sacro e il profano, tra la musica sacra e la musica profana. Questa è una cosa molto giusta, quindi resistenza al potere esterno. Poi dice anche: l'atto di creazione libera anche sempre una potenza che, appunto, è ostacolata, è invita da forze esterne, no? Cioè, l'atto di creazione implica sempre questa
resistenza a qualche forza e liberazione di una potenza interna. Io vorrei un po' proseguire queste considerazioni di Deleuze, nel senso di approfondirle, nel senso che credo che questo atto di resistenza di cui parla Deleuze non sia soltanto contro delle forze esterne, ma anche contro delle forze interne all'atto poetico, all'atto di creazione. È come se la creazione dovesse fare i conti con una resistenza interna. Quindi non solo resistere contro qualcosa dell'esterno, ma per comprendere di che si tratta, volevo semplicemente accennare a qualcosa che appunto ha molto a che fare con questo, ed è la distinzione fondamentale che Aristotele fa fra la potenza e l'atto, la possibilità e la realtà. Cercherò di essere breve in questi punti, però se c'è qualcosa che non capite, d'accordo, chiedete, no? Il colpo di genio, di la cosa geniale che fa Aristotele, perché questo va bene, c'è la possibile, il reale, la potenza e l'atto, la potenzialità e la finalità. L'idea geniale di Aristotele è che è più complicato di così, cioè ogni potenza di fare qualcosa, di essere qualcosa, di suonare il piano, di suonare la cifra, di far costruire una casa, è sempre anche potenza di non farlo. Cioè la potenza, secondo Aristotele, la facoltà che uno ha, la potenza che uno ha di agire o di fare, è sempre anche potenza di non fare e di non agire. O come lui dice con una formula perentoria, ogni potenza di fare qualcosa o di essere qualcosa è anche sempre impotenza. Nel senso di potenza di non, anche di potenza. Ecco, molto importante, perché appunto in realtà Aristotele si pone questo problema per i saperi e le tecniche umane, il fare del verso di umani. E dice giustamente, non è che l'architetto è architetto solo quando costruisce la casa, lo è anche quando non la costruisce. Se voi dite che uno fa appunto l'architetto fa il fabbro, pensate che lo fa, che lo è anche quando non lo fa, che quindi ha la potenza di non farlo. Questo lo dice contro dei filosofi del suo tempo che dicevano che no, che la potenza esiste solo nell'atto, solo quando il pianista suona ha la potenza di suonare, non quando non ha la potenza di suonare. Questo è un punto problematico da rifletterci, però è importante nel senso che definisce in fondo il sapere le tecniche umane, cioè gli uomini sono degli esseri che appunto possono fare qualcosa, ma possono anche non metterlo in atto, non farlo, no? Allora, per tornare all'atto di creazione che dicevo prima, appunto l'atto di poetico, l'atto di creazione, quindi qualcosa di complesso, non si consiste nel passare da una possibilità che ho all'atto, decido a un certo punto di mettere in atto quello che so. Questa è l'idea banale, no? Di solito si pensa così, io ho la facoltà di fare una cosa, a un certo punto passo all'atto. E no, è più complicato, perché se ogni potenza è anche impotenza, io devo avere a che fare con questa impotenza insita, questa resistenza dentro la mia facoltà di creare. E quindi, ecco, allora capite già che l'atto di creazione, visto in questo modo più complesso, appare piuttosto come un campo di tensione, un campo di forze, percorso da due tensioni in certo senso simmetricamente opposte, la potenza e l'impotenza, il poter fare ma anche il poter non fare. E questa è un'altra considerazione così generale. È molto importante, voi sapete, no, che la nostra cultura è tutta articolata su dicotomie, su opposizioni, essere, fare, buono, cattivo. È molto più interessante intendere queste dicotomie, queste opposizioni fondative della nostra cultura, non ancora una volta in senso sostanziale, ma come appunto dei campi di forze, no? Come quando diciamo il campo elettromagnetico, un campo, in un campo non puoi dire qual è, non puoi fare un confine, qual è il polo positivo e il polo negativo, ogni elemento è insieme positivo e negativo. Ecco, quindi importante, diciamo, quando si è di fronte a una dicotomia come questa tra potenza e impotenza, possibilità e realtà,
vederle come un campo di tensioni percorso da due forze opposte. Chiaro questo punto? Ecco, allora, l'atto poetico, se è così, se è questo campo di tensione, è molto più complicato, vorrà dire che io in questo campo di tensioni devo riuscire a fare i conti con entrambe le polarità, perché altrimenti, se fosse soltanto semplice che io ho la facoltà di fare e questa per forza si traduce nell'atto, appunto sarebbe in realtà una rappresentazione estremamente povera, no? Infatti, se ci pensate, la differenza tra un maestro e quello che ha solo talento è come se potesse soltanto fare, passare all'atto. L'altro è come se riuscisse a portare dentro l'atto anche la sua potenza di non fare. Come dire, se Glenn Gould non è una scimmia che può solo suonare il piano. No, Glenn Gould è come dire, si potrebbe dire con un'immagine, riesce a suonare con la sua potenza di non suonare. Non so se capite quello che voglio dire, ma questa è la differenza tra uno che fa e poi segue. Non è un'esecuzione, come si dice, no? È molto più complesso. E c'è un'immagine molto bella che è di Kafka, che dice a un certo punto, c'è il campione di nuovo che parla. Il campione di nuovo dice: scusate, io che sono il campione di nuovo, io non so nuotare, non ho mai imparato a nuotare. Vi assicuro, non so nuotare, non ho mai imparato a nuotare. E poi lo dice anche di quell'altro personaggio che è Josephine, la cantante di Topi, una che canta benissimo, ma in realtà non sa cantare. Che cosa vuole dire questa immagine? È una forte critica all'idea di sapere. Ecco, noi in fondo, la nostra idea, no, anche dell'atto poetico, della selezione, è come si immagina, ecco, chi è l'architetto, chi è il poeta? Chi è lo scrittore? Quello che ha, sa fare, sa. Come se questa parola magica, ma che vuol dire che sa fare? Ecco, torneremo su questa critica dell'idea di sapere, però è importante, no? Perché c'è questo modo molto facile che abbiamo nella nostra cultura di risolvere questo problema complesso del passaggio tra la presenza e l'atto, è nel senso che sì, io lo so fare, e quindi è un sapere che ho, che significa che io ho un sapere. E poi a un certo punto decido questo sapere di tradurlo in atto. E quindi appunto un po' una... Ci torneremo su questo problema della critica del sapere, perché, come avrete capito, ha molto a che fare con la struttura delle nostre università, concepite come il luogo in cui si trasmette un sapere. Alcune persone che hanno un sapere lo trasmettono ad altri. Vabbè, ci torneremo su questo problema, appunto. Ecco, intanto... teniamo il punto di mettere in questione questa facile soluzione che si tratti che il problema della potenza e dell'atto del possibile e del reale consiste nel fatto che una persona dispone di un sapere.